Allora, questo prete, avevamo detto, che è un vero prete, Un prete, di nome e di fatto. sì, Un prete. che fa scherzi da prete. E leggiamo quello che c'è scritto su una pubblicazione di larghissima diffusione, Panorama. Nella biografia di prete c'è però molto altro. Attualmente ha due società di consulenza contro i crimini informatici. Lui. Una in Puglia, dove è nato, e l'altra in Israele. Chi è? Ti è. Tra i clienti Ah no, famosi. devo dire una cosa. Devo dire una cosa. Per... Allora, io ho lavorato 17 anni circa nelle telecomunicazioni e avevo intenzione di mettere su una società di telecomunicazioni mia in società con altri. E quindi abbiamo sondato il mercato, abbiamo verificato diciamo, la strumentazione necessaria, tutta diciamo, la struttura, l'infrastruttura che serviva e quindi abbiamo fatto anche indagini di mercato sui software che servivano, eccetera. Insomma, questo nel 94, quindi non oggi, nel 94, anzi no, tra il 94 e il 95. Abbiamo lavorato io e il mio socio Umberto Montanari, persona di grande spessore, e abbiamo messo a punto un programma operativo. Non sto a dire nel dettaglio come è andata, però noi eravamo allora, quando io ancora non ero consapevole quanto adesso di quello che avviene nel mondo, avevo ancora, diciamo, una visione abbastanza ristretta diciamo, dei reali scenari, del potere mondiale. Però incominciavo a percepire le prime avvisaglie e la cosa, una fra le tante che mi fece percepire questa, diciamo, sensazione fu che tutto il software disponibile per le società di telecomunicazioni era praticamente in mano a una società che si chiamava DeltaTree, la quale società DeltaTree è di capitale esclusivamente israeliano. Chiamo i fessi. Quindi tutto le società di telecomunicazioni che lavorano in giro per il mondo oggi lavorano su software israeliano, Chiamo i fessi. che essendo un software proprietario è difficilmente smantellabile, mentre i siti e le pagine web e le comunicazioni mail possono essere crittabili, decrittabili. Il software è molto più complicato e complesso da scomporre e da diciamo, interpolare. E quindi questo sta a dire che la massa enorme Di di informazioni. informazioni per la maggior parte, in giro per il mondo, per la maggior parte è filtrata attraverso i sistemi di controllo I quali ovviamente israeliani. però per un principio che è quello che abbiamo sempre citato più di una volta, di eterogenesi dei fini, non possono controllare tutto. No, Più la infatti. massa è enorme e più è inutile questi Più le vogliono maglie far diventano credere di larghi, essere controllati. però sono tutte potenzialmente, diciamo, controllabili nel momento in cui decidono di farlo. Esattamente. Allora veniamo a noi. Allora abbiamo un prete che si chiama Prete, che ha una società di investigazioni in Israele e vediamo un po' chi è questo prete. Perché c'ha questo personaggio, come dire, si è trovato nella vita in certe situazioni particolari che leggiamo qui, lo apprendiamo leggendo qui. Il suo socio Davide Guido Pietroni, manager di Vittorio Sgarbi, chiosa: Gianluca non lavora per lucro. No, no, e mangia lui, campa così, di diaria, no? Il suo sogno è fare lo 007, lo sta facendo, no? Che cacchio lo deve fare? Che lo deve sognare? Come conferma il curriculum? A partire dal 2005, dopo gli studi negli Stati Uniti, era casualmente a New York l'11 settembre 2001. Ma guarda le coincidenze nella vita delle persone. Che dici? È una vita piena di coincidenze. Ma James Bond era una puzza di fronte a questo. Stava a punto di Un questo. feto. Sì, un peto.
ha iniziato a collaborare grazie a un alto ufficiale della Guardia di Finanza. Con i sismi, un lapis. Il nostro servizio segreto militare, poi sostituito all'AISE. Nel suo memoriale difensivo, scritto a mano e lungo 12 pagine, mai non ha scritto, con tutti i computer di cui può utilizzare, ha scritto a mano, possibilmente in inchiostro simpatico. L'hacker elenca pure i suoi presunti rapporti di lavoro con la polizia postale e in particolare con due funzionari, TP e GL. Gli investigatori danno una lettura diversa dei fatti e sottolineano che, dopo l'arresto di alcuni esponenti di Anonymous, Preite nel luglio 2011 aveva bussato alla porta degli specialisti del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche CNAIPIC, offrendosi di fornire informazioni utili sulle attività delittuose di Anonymous. Beh, io francamente io non aggiungerei altro. L'ultima cosa che voglio dire è quello che è scritto qui. Gianluca Preite, in un'altra immagine pubblicata su Facebook, lui è l'avvocato. Chi potrà essere l'avvocato di Preite? Taormina. Bravo. Hai indovinato. So troppo. Hai indovinato. Dico, indovinare un avvocato su 150.000 2 milioni è ovvio. Sostengono che i servizi italiani l'hanno usato e poi l'hanno scaricato. Ma io ho detto Taormina non a caso, eh. Se lo sostiene Taormina, questa io, qua è vero, lo che, so perché ho che detto i servizi Taormina l'hanno, sì, ma sappiamo, ve lo sappiamo tutti. E qui parliamo di un'altra cosa, è molto bello, c'è una lettera che ho pubblicato su Panorama dove questo personaggio si difende a spada tratta contro le accuse che Gubitosi gli ha fatto. Ed è veramente interessante. Giovanni Minoli ovviamente vanta le sue benemerenze e tutto il resto. Noi ci limitiamo semplicemente a dire che se c'è uno, lui vanta di aver tirato fuori un sacco di giornalisti storici validissimi che gli hanno fatto fare, i servizi sono belli, ma la menzogna è totale, perché se c'è qualcuno che ha mistificato la storia è stato proprio Giovanni Minoli, e che adesso lui sia accusato di essere uno che becchi i soldi facilmente mi fa molto piacere, anche se probabilmente non li ha beccati, perché lui essendo genero del boss, in questi casi il genero del boss si salva sempre, no? Quindi praticamente a noi interessava dire esattamente quello che abbiamo detto, un falciario della storia, che adesso che cominciano a prenderlo sul vivo si lamenta dicendoci no, io non ho fregato, eccetera. Tu hai fregato e come? Hai fregato la buona fede dei cittadini italiani raccontando idiozie sugli ultimi decenni della storia italiana. Mi riferisco, per non fare nomi, a La storia siamo noi, dove appunto sono dette una marea di idiozie, di falsità, certo mescolate con delle verità. Certo. Io stesso sono stato intervistato a lungo e ho detto le cose come stavano, e devo dire che per quanto riguarda le questioni che mi riguardano hanno pubblicato per intero quello che io ho detto, però loro non falsificano lì, falsificano altri aspetti, e una delle maniere migliori per falsificare è far credere che si dicono le cose vere facendo ogni tanto passare qualche verità. Questa è la tecnica di disinformazione che queste persone hanno messo in atto. Adesso noi saltiamo di palo in frasca, ma sempre rimanendo sullo stesso argomento, perché su questa rivistina che è Vivi Consapevole c'è anche la pubblicità delle pubblicazioni di Arianna Editrice, la quale Arianna Editrice ha pubblicato meritoria casa editrice storica, ha pubblicato un libro molto interessante che ci va di commentare. Il libro è, l'autore si chiama Andrea Bizocchi, Pecore da tosare.
La sopravvivenza tra banche, crisi e truffe. È un libro di cui consigliamo la lettura, costa solo 7,90 €, facilmente ottenibile, basta rivolgersi a Arianna Editrice o al distributore che è Macro Edizioni, quindi è Macro Librarsi, si trova facilissimamente in internet. Noi leggiamo la presentazione che è fatta molto bene, molto concisa. Che crisi è se non mancano materie prime, mezzi di produzione e forza lavoro? Eppure qualcosa manca. Cosa? Il denaro. Quando la gente dice i soldi sono finiti, coglie nel segno. Però non si chiede perché. La crisi e i disastri socio-economici che stiamo vivendo nascono dalla natura stessa della moneta. L'abbiamo sempre sostenuto, teniamoci bene. Non è che Andrea Bizocchi, non so nemmeno chi sia, si sia inventato qualcosa. Però è bene che ci siano altre persone, presumibilmente un onesto studioso di problemi economici e politici, il quale ovviamente ha sentito il bisogno di scrivere questo libro. Sicuramente sono poche pagine, cioè pagine 144. Si presume che quello che qui scrive è veramente sia conciso, molto conciso, e ce lo auguriamo anche per i nostri amici. Una moneta accettata come debito non potrà mai estinguere l'interesse che deve. Ecco la frase lapidaria, che fu ovviamente di Ezra Pound. Il denaro circolante, infatti, sarà sempre inferiore alla somma del capitale e dell'interesse da restituire. Ovvio. Abbiamo detto, quante volte abbiamo detto? Milioni di volte. È bene che ci sia un altro che lo dica. Un meccanismo spietato che sta riducendo i popoli in schiavitù. Ma noi abbiamo anche denunciato l'attuale classe dirigente come responsabile della messa in schiavitù delle popolazioni, soprattutto del popolo italiano. Ma così come non è schiavo colui che ha le catene ai piedi, bensì chi non è in grado di immaginarsi la libertà, così noi, per ridare dignità alle nostre vite, possiamo lottare per riconquistare questa libertà. Lapidario. Lapidario è quanto lo facciamo di nuovo vedere agli amici, chiedetelo. Compratelo, distribuitelo. Ma valida, molto più ricca di qualsiasi altra cosa. La conoscenza delle catene che ci tengono incatenati è la maniera migliore per liberarcele. Ma non abbiamo finito, abbiamo parlato di tante cose e quello che a noi interessa oggi è far vedere che esiste una letteratura vastissima che documenta il comportamento di questi delinquenti. Questo è Rinascita di sabato 8 giugno. Avanzata barbarica globalizzata. Gli uomini più ricchi del mondo oggi non sono monarchici o imperatori e nemmeno principi sauditi o dittatori. Sono semplicemente dei businessmen che hanno saputo saltare sul carro della globalizzazione al momento giusto. Mi pare che sia una frase ottima per commentare la situazione attuale assieme a quello che abbiamo detto. Ma proseguiamo, non siamo i soli nelle denunce di queste cose. Questa è una prestigiosa rivista, La Finanza, pubblicata l'ultimo numero della rivista La Finanza. Che cosa c'è scritto? Leggiamo una piccola parte, perché è importante. In questa rivista si pubblicano articoli di importantissimi personaggi a livello italiano e anche internazionale. L'oligarchia finanziaria e i suoi veri obiettivi. L'attuale ordine internazionale non è più sostenibile, di Vladimir Yakunin. Siamo lieti ed onorati di pubblicare questo articolo fattoci pervenire da Vladimir Yakunin. Accanto all'appassionata attività di studi e di promozione delle relazioni internazionali in un'ottica di dialogo multipolare attuale tramite la Fondazione World Public Forum Dialogue of Civilization, di cui è presidente, Yakunin, come noto, riveste un ruolo di primissimo piano tra i protagonisti attuali dell'economia russa. È importante che gli esponenti russi abbiano delle idee che collimano con le nostre. Qui vorrei richiamare
quel bellissimo libro pubblicato da Maurizio Blondet, intitolato a suo tempo, circa una quindicina d'anni fa, Stare con Putin, perché dobbiamo stare con Putin. Noi gli diamo perfettamente ragione. Egli è infatti presidente delle Ferrovie dello Stato, le quali, assieme alla rete dei gasdotti, costituiscono la più importante infrastruttura del Paese, la cui modernizzazione con linee veloci ne dovrebbe fare la via preminente di transito e di raccordo tra Asia e Europa. È qui l'Eurasia che nasce, nelle ferrovie, così come abbiamo già ampiamente dimostrato. Esattamente, la transsiberiana che ormai è transeuropea, perché parte dalla Siberia, ma arriva praticamente a Lisbona. No, uno sfiancamento arriva in Spagna. In Spagna, in Portogallo. Ma l'altro, che è il più importante, arriva. Il Baltico. No, oltre. Arriva in Iran, andiamo avanti, costruita d'accordo con le ferrovie tedesche, dice soldi tedeschi. Ah, sì. L'articolo di Akunin costituisce un vero e proprio j'accuse nei confronti dell'oligarchia finanziaria mondiale mondialista. Allora, chiariamo l'aspetto geopolitico. Uno dei massimi esponenti dell'economia russa attacca pesantemente i globalisti dell'Occidente. Ma sarebbe riduttivo e fuorviante interpretare tale atto di accusa come una eco dell'antica polemica anticapitalista della Russia sovietica. In realtà si percepisce chiaramente in esso quel timbro nuovo e diverso, quella riscoperta riaffermazione dell'identità nazionale accanto ai valori eterni dell'umanesimo, quel bisogno di spiritualità che riappare oggi in Russia ed ha nella resurrezione della Chiesa ortodossa una delle sue evidenti manifestazioni. Mi limito qui alla lettura della presentazione fatta dal mio quasi omonimo direttore della rivista Giorgio Vitangeli, perché in un secondo tempo, un'altra volta, leggeremo anche qualche pezzo di questo articolo. Ma la presentazione è sufficiente per far capire qual è l'area nella quale noi ci troviamo. Va sottolineato che Akunin è anche presidente della Fondazione Sant'Andrea, che ripropone e promuove i valori dell'ortodossia cristiana. E qui c'è tutta una tematica legata al cristianesimo ortodosso che ben poco ha a che vedere con il cristianesimo dei papi del Vaticano. Nulla. Ecco. Da Nicea in poi è tutto separato. Esattamente. Pur se accanto a questi fermenti sarebbe cieco non vedere nella Russia di oggi anche la penetrazione e la proliferazione dei disvalori del materialismo consumista, il tentativo di sintesi tra i valori della tradizione nazionale e quelli della giustizia sociale e l'ancor più difficile ricerca di equilibrio tra la libertà collettiva e una libertà individuale che non scada nell'individualismo fanno della Russia, nell'Europa di oggi, un laboratorio politico, ideologico e sociologico quanto mai vivo e interessante. Mi sembra che questa presentazione sia quanto di più interessante ci possa essere nella tematica che noi dobbiamo affrontare in questi giorni e di cui noi ci facciamo ampiamente portavoci. Qui c'è un altro articolo di un grande economista di cui leggeremo un paio di pezzi. Chiariamo che noi siamo molto più duri e molto più forti di quanto dice Vittorangelo Orati, rettore della International Institute of Advanced Economics and Social Studies, perché ovviamente lui deve stare ovviamente a un certo livello. Noi attacchiamo in maniera più pesante perché noi sono delinquenti. Lui c'ha da difendere una posizione economica esattamente. Comunque è banale che noi sosteniamo quello che dice perché è importante. La privatizzazione del potere di battere moneta. Essenziale discorso. Un ritorno alla storia del pensiero economico. Prima di procedere vorrei dare una misura del pressapochismo con cui si muovono gli economistici di professione, specie se presuntuosamente agghindati con toga e tocco accademici. Orbene, sì, salvo poi dopo
chiedere scusa alla nazione, sì, come sta facendo quello stronzo che, esatto, che ha detto ho sbagliato tutto e vi ho portato al disastro. Sì, esattamente, tanto lui sapeva perfettamente, sì, che non sbagliava. No, lui era comandato, lui era comandato. Esattamente, era rubato. Orbene, dopo un lungo discredito fondato sul mero e prevalente supporto chiacchierologico e quindi non matematico ai loro box of tools o borsa degli attrezzi nel mondo scientifico della economics, la storia e gli storici del pensiero economico, più o meno in coincidenza con l'evaporarsi dell'egemonia keynesiana e con essa con la fine di ogni illusoria certezza di essere finalmente approdati a una soddisfacente teoria delle crisi cicliche del capitalismo, hanno subito un brusco e inatteso rialzo delle quotazioni universitarie. Si è infatti assistito, nelle circostanze anzidette, a un ritorno significativo di studi sulla storia della scienza economica. Una sorta sul piano psicanalitico di esigenza di un passo indietro verso l'infanzia sulla sua filogenesi, onde scoprire luoghi e traumi o sofferenza scientifica e conseguenti colpe di tanto disarmanti esiti del mondo della research. Chiaro. Ritorniamo al discorso, lui accusa in maniera pesantissima questi economici, questi economisti, che in realtà sono delle teste dei cazzi. No, del tutto, oltre che dei delinquenti. Del tutto disistruiti dalla mistificazione culturale messa in atto da decenni, se non secoli, dall'università americana in particolare, ma anche e dalle italiane, dalle false lauree in economia. Federico Caffè è stato fatto fuori, eliminato, perché, certo, era un eretico che diceva quello che veramente doveva dire. Lo diceva, diremo pure, centellinando in punta di piedi, però anche parlando in punta di piedi tu non sbagli, perché loro signori ti individuano in maniera molto chiara. Mi rimirrei a questo punto, per finire tutta la faccenda, l'abbiamo già detto ma lo continueremo a dire, perché una delle più grandi mistificazioni della religione è la Sacra Scienza. Allora, come ho già detto in un'altra intervista che ho fatto su internet, qui, per i preti la sindrome in se stessa non è una verità, serve per tenere in piedi il discorso. Oh, si dà il caso che la Sacra Sindone appaia attorno al 1200, cioè 1200 anni dopo che è successo il fatto. Come ho detto, qualcuno mi deve spiegare, sì, come si fa a individuare quel particolare lenzuolo dove è stato avvolto un corpo che non c'è più. Ma noi lo diciamo nell'ambito di una serie di interviste che abbiamo fatto adesso, tendenti a dimostrare come veramente il gioco è sulla mistificazione ossessiva e sul lavaggio del cervello degli ingenui. È lì, sui poveracci. Dei bambini soprattutto. Cioè, l'infantilismo mentale, credere queste cose. D'altronde la religione, il potere della religione, si basa proprio su queste mistificazioni. No. Allora andiamo al dunque. Sì, si basa sulla parte più limbica del cervello. Esattamente. Quella dell'assoluta paura, esattamente, dell'ignoto. Esattamente. E dove il raziocinio non c'è. Esattamente. Dove appunto per risolvere una paura di un'aggressione immediata e fatta in maniera compulsiva, deve esserci la reazione non ragionata ma impulsiva. Esattamente. E quindi dare un dato di fatto come verità e quindi soluzione immediata, senza il mezzo del ragionamento. Allora, la Chiesa non ha mai detto una parola definitiva sulla sindone, per la semplice ragione che non la vuol dire, che non la può dire perché non si vuole compromettere. Tuttavia, i fedeli che vanno a vedere la sindone, quando ogni tanto la mettono a disposizione dei fedeli, devono fare un lungo percorso tutti in fila e vanno a finire all'interno di una chiesa che è nel buio o nella semiluce,
dove in cima all'altare c'è questa sindone, quindi si crea una situazione di ipnosi suggestionale e soggettiva. Esattamente. Azione. Allora dimmi che non è quello. Allora come fai, vigliacco di un prete, a dire che non prendi posizione sulla sindone, che la metti sull'altare e la metti in una chiesa? Allora di che sei un truffatore, che siccome non, no? Che siccome ovviamente non hai il coraggio di dire come stanno le cose, lo fai credere agli altri, ma questo è il tipico comportamento del truffatore. Quello che ti viene a far credere una cosa e porti via i soldi, è colui, è quello lì. Ovviamente col concorso dell'ente di turismo di Torino, è chiaro, vanno tutti questi cosi degli albergatori di Torino, vanno lì, dormono negli alberghi, è evidente. Lo come a Roma, uguale. Roma è accampato sul papato dal 600 dopo Cristo in poi. Esattamente, gli albergatori e le puttane, come abbiamo detto nella nostra trasmissione di ieri, era il parroco che andava a chiedere la percentuale dalle puttane che lavoravano giustamente andavano anche a pagamento con i cardinali, i vescovi. No, non andavano a pagamento, no, quella era una tassa che pagavano loro il poter esercitare, cioè è diverso. Tanto è vero che, come abbiamo detto ieri, no, dicevamo che ricevuta gli lasciava il parroco quando ogni fine settimana andava a prendere la tassa che doveva, gli lasciava un soldino. Come si chiamava la puttana famosissima che è diventata papessa? Mamuzia? No, si chiamava. Aspetta, ci sei andato molto vicino. Puttana papessa. Ci sei molto vicino. Che è stata la compagna di tre papi. Manossia, mi pare. L'ultimo è stato innocente. Ma lì in quel settore lì Gregorio VII, l'ultimo è stato Gregorio VII. In quella faccenda lì la facevano molto tanto. Magnozia. Non era Magnozia, ci andiamo vicini, no, sì, vabbè, non perdiamo. Tanto è quella. Sappiate che è quella, quindi poi dopo. È fra il 1020 e il 1090 più o meno, quel periodo là. Esatto. Anche perché lì in quegli ambientini simpatici questi non facevano tanto, capito, non avevano troppa puzza sotto il naso, no? Qui ci abbiamo poveri Borgia nostri, vedi? Ecco, sono poveri perché sono stati maltrattati. Erano i più pudichi, i più buoni, i più onesti. Sono stati maltrattati. calunnie. Però andavano contro il potere della nobiltà romana, perché loro erano... Di spagnoli erano certo. Come si chiama? Non spagnoli. Sì. Borgia, il nome spagnolo. Sì, no, ma aragonesi, ecco. Sì, vabbè, ma Borgia è il nome spagnolo. Nello sceneggiato di Neil Jordan, Lucrezia Borgia appare come un'oca giuliva mentre era colta e intelligente, una donna del tutto molto diversa da come è stata rappresentata, voto del tutto insufficiente allo sceneggiatore. Qui c'è tutto un commento su questa opera. Era una qui. Principessa vera Lucrezia Borgia. Diremo che ecco qui la interprete, quella è il vero quadro di Lucrezia Borgia, accusata di averne fatto di tutti i colori, cosa che non era possibile fosse vero, anche perché di queste donne, tanto che fossero minimamente libere mentalmente, l'accusa immediata di essere prostitute, di farsela col padre, eccetera, è legato proprio alla mentalità popolare, dove ti accusano queste donne libere. Mentalità popolare indotta dalla Chiesa. Molto spesso, all'esterno, mentre all'interno spesso. È tutt'altra parrocchia. Quando noi parliamo, ad esempio, di massonerie, eccolo qua, USA, quanti presidenti col grembiulino? Molti. Ecco qua, quanti? Se non hai il grembiulino, con cui, è vero, vai a mangiare al ristorante, capito? Col grembiulino per non zaccherarti col sugo degli alimenti, e se non hai il grembiulino non
non puoi diventare presidente. Qui c'è il paese delle trame, massoneria, la legge e l'esercito italiano, dal buco nero del complotto anti-mussoliniano del 1943, alla ricostruzione post-bellica, dalle sovrapposizioni fra massoneria e ambienti golpisti nella Prima Repubblica, all'intolleranza per le ingerenze politiche nelle forze armate. Dai tempi del secondo conflitto mondiale, le logge hanno però lavorato anche perché l'esercito italiano rimanesse un potente strumento di educazione nazionale dei giovani, sottraendoli all'influenza della DC e del PCI. E questo è vero. E questo è vero, quindi sai, qui bisogna conoscere esattamente qual è la valenza di tutte queste cose. Ecco qui De Lorenzo, ti immagino se era massone De Lorenzo, poteva non essere massone, capito? Quindi queste cose, essendo a capo dei carabinieri, non credo si possa arrivare a capo dei carabinieri senza essere massone. Qui abbiamo tanti articoli. Quello che a noi interessava sottolineare per l'ultima volta, per far vedere come a noi queste cose ci dicono poco, nel senso che noi ce lo aspettiamo, lo sappiamo, e sono i coglioni quelli che dicono di no. Sono molti che accettano passivamente, no? Ma e questo ci va bene, ma quelli che poi insistono a dire che non è vero è tutto un altro discorso. Qui ritorniamo un momentino alla Sacra Sindone, perché in questa Sacra Sindone c'è un particolare disegno che qui in qualche modo vogliamo far vedere. Allora, qui c'è, che si può vedere con un po' di attenzione, qui ci sono le due mani incrociate, se non che ci sta un altro pezzo di braccio che si vede qui. Sì, un secondo braccio, un terzo braccio. Per quale ragione? Erano due corpi sovrapposti. No. Era semplicemente che questa è una fotografia che è stata fatta a suo tempo, in pieno medioevo, prendendo un tale, trattandole con delle sostanze che erano sicuramente conosciute all'epoca. Qualche acido. Sicuro conosciute, ti immagini, quell'ambiente lì, pieno seppo di alchimisti, immagini, dove l'alchimia ha sempre operato. L'alchimia tempi, araba. Esattamente, fin dai tempi dell'impero persiano. Platone già. Fin dai tempi di Platone, ma poi tutta l'alchimia ha pervaso gli arabi alessandrini, ha pervaso tutto il pensiero sia medico che filosofico persiano, e quindi è anche arabo, no? Perché sono i persiani che hanno illuminato la cultura araba musulmana. Ma certo. Capito? Averroè, ad esempio, è l'esempio classico. La matematica persiana non è la matematica. Allora, l'algebra, cioè, allora, scusa, ecco. Esatto. Allora, che cosa è successo? E si vede qui, per fortuna si vede molto bene, con questo chiudiamo. Cosa hanno fatto? Hanno preso uno, l'hanno steso, gli hanno messo sotto un lenzuolo, gli hanno messo sopra l'altra parte del lenzuolo e l'hanno spalmato con delle sostanze che si attivavano con la luce solare. Se non che nel momento in cui quest'uomo sarà stato tenuto lì, magari per un paio di giorni, a un certo punto le mani erano così, un braccio gli è caduto, è venuto qui, vedi, quando se ne sono accorti l'hanno rimesso. Però oramai il danno era fatto. Questi qui non mi possono dire che la sindone è l'immagine di Gesù, il quale è scoppiato quando è risorto, perché loro dicono questo, dicono che Gesù l'hanno messo in questo lenzuolo, ma nel momento in cui è risorto, cioè tre giorni dopo, è successo un evento cosmico che noi potremmo chiamare atomico, per cui il corpo che è pregno di divinità, e a questo punto io mi permetterei di dire a queste persone, guardate che voi siete degli eretici, capito?
perché voi identificate quello che alcuni studiosi di recente, studiosi americani, hanno detto essere Dio il neutrone. Allora qui c'è una commistione tra risurrezione, che io avevo un significato più diverso, nell'invenzione cristologica. Voi mescolate questo con la cultura americana, di certe università americane scientifiche, ne parleremo perché c'è un libro molto importante a questo punto di vista che è stato scritto, e quindi voi andate raccontando una marea di balle. È chiaro che io, l'ho già detto in un'altra intervista, che ho conosciuto il maggior sostenitore di questa tesi, che era un medico romano, uomo di altissimo livello culturale, lo sentivi parlare e non potevi non dargli ragione. Ma io ho anche conosciuto un altro grande medico romano, il quale era su una posizione completamente opposta, e mi ha fatto vedere, perché è l'unico che è riuscito a vedere questa cosa, essendo un grande anatomopatologo questo medico, mi ha fatto vedere il braccio, perché nessuno l'avrebbe mai immaginato. E con questo mi sembra di aver ampiamente smascherato le menzogne con le quali oggi trattano quei poveracci di italioti e del mondo che credono a tutte queste baggianate, che, ricordiamocelo, sono baggianate che hanno un significato intrinseco, cioè sono menzogne che sono tenute in piedi come menzogne. Cioè, allora non interessa assolutamente il dogma in quanto tale, perché i dogmi erano già fissati, no? La Immacolata Concezione è un dogma, lo devi credere, se non lo credi sei eretico. La Assunzione in cielo della Madonna, che è una deduzione di carattere razionale, logico, da certe premesse, quello è un dogma. Ratificato questo nel 1950 con l'anno santo, con la formulazione del cinquantenario dell'anno santo e non più del centenario. Dovevano trovare una scusa per fare un nuovo anno santo ogni 50 anni, e l'hanno giustificato con la ratifica del concetto dell'assunzione in cielo della Madonna, cosa che per 1950 anni stata sempre contestata. Schizzata, anche se c'erano delle credenze. Attenzione, in una chiesa di Pisa c'è ancora uno scrigno dove è contenuta, che cosa? Il cordone ombelicale? No. Quello sangue della Madonna? No. La mestruazione della Madonna? No. No, perché qui a Calcata c'è il prepuzio di Gesù Cristo. C'era il prepuzio di Gesù Cristo. In giro solo per l'Italia ci sono 30 prepuzi circa di Cristo, Gesù Cristo. 30 prepuzi. Circa. Sarei scopato che si faceva con 30 prepuzi. Cioè, il che vuol dire che c'erano 30 cazzi. Okay. No, c'era quella barzelletta, no, di quello che c'aveva tutti sti cazzi, no? E lo chiamavano Tricazzus Monopalla. C'aveva una palla solo. Vabbè, no, chiudiamo. Varrebbe la pena di dire invece un fatto storico vero, che Decebalo c'aveva 10 palle. Sì. Si chiamava Decebalo non a caso. Sì. C'aveva 10 palle. Sì. Il re dei Traci. Che ma lottò sì, a lungo contro Traiano, poi diventò alleato. Sì. Lo sai perché? Sì. No, non lo so. Allora, per la stessa ragione per cui noi abbiamo avuto un grande capitano di ventura che si chiamava Colleoni. Colleoni che aveva 3 palle. Sì, si diceva. Perché era, quando noi diciamo un uomo con le palle, allora è una parola che va da moltissimo tempo. Allora poi resta, diciamo, alla gente poi ci crede. Colleoni aveva 3 palle. No, però, è vero. Era uno veramente con le palle, ma nessuno è andato lì a misurargliele. Scusa, con leoni per dire i coglioni. Io so che per c'aveva 3 palle. No, perché tu dovresti dire mia madre o mia nonna o mia zia. Ha scopato con lui. Avendo avuto una consuetudine, mi conferma che poi, vabbè, lasciamo stare. C'è di tutto nel mondo, io ho conosciuto delle persone che avevano 4-5 tette, è vero, sì, che sono delle malformazioni, certo. Ma essendoci qui invece delle precise connotazioni di carattere
così così letterario, è molto più probabile che sia. Comunque, dovendo ritornare a quello che avevamo detto prima, perché noi abbiamo detto prima una cosa importantissima con la quale dovevamo concludere, che era quella dell'Assunzione in cielo, sì. Allora, in questa cattedrale, mi pare che sia proprio la cattedrale di Pisa, c'è uno scrigno dove viene contenuta la cintura della Madonna, perché mentre la Madonna saliva al cielo e presumibilmente andava rallentata, cioè come i razzi, no? I razzi che li spediscono nella Luna, all'inizio vanno piano, sì, vanno piano, rallentano. Okay. Allora, mentre saliva rallentata, San Tommaso dice: lasciami un ricordo. E io ho lasciato la cinta. E gliela dà. Troppo forte questa. Sì. Cioè, questa chiesa, la cinta della Madonna, che viene venerata giustamente perché uno bacia la cinta della Madonna. Okay. E con questo direi che abbiamo troppo proprio forte. Chiuso. Grazie.